Le scaramucce tra sostenitori e detrattori dell'evento estivo legato al carnevale, messo in piedi dalla carnevalesca lo scorso fine settimana, non sono affatto finite. Il fuoco cova sotto la cenere e viene quasi da pensare che al di là della riuscita o no della manifestazione, si aspettasse un po' al varco l'organizzazione per fargli un po' le pulci. Ma al di là delle percezioni e delle sensazioni a pelle, gli schieramenti e le vedute conseguenti rimangono gli stessi. Successo di pubblico per gli organizzatori, flop e di carnevale fanese nemmeno l'ombra per i detrattori. La scintilla che ha dato fuoco alle polveri è stata la dichiarazione del forzista Mirisola, che ha parlato a 24 ore dalla festa, perché è di questo che stiamo parlando, di una festa aspettando il, nulla a che vedere con un'edizione estiva delle sfilate in Viale Gramsci invernali, di un evento paragonabile ad una comune festa della porchetta, come già tante ce ne sono in estate. Niente promozione turistica e amaro in bocca per i fanesi, doc, e la romanità che rimane a far la muffa sul tavolo dell'assessore. Tuoni e fulmini a stretto giro da parte della carnevalesca, che addita il consigliere comunale Mirisola come disfattista e nemico della sua stessa città, rivendicando la presenza di migliaia di persone nella fettuccia di terra tra il faro e il pesce azzurro. Quindi successo pieno, con le risorse a disposizione, 28.000 euro, tanto girato dal comune, anziché gli 80.000 richiesti per un evento un po' più corposo. E come normale che sia, nemmeno la contro-contro-risposta è tardata ad arrivare. Il centrodestra unito, UDC, La Tua Fano, Progetto Fano e Forza Italia scendono in piazza, ma per una conferenza stampa. Sì, perché comunque come consigliere comunale è normale far presente all'amministrazione quelle che sono le problematiche cittadine. Non è normale che l'ente carnevalesca entri nel dibattito politico al posto di Marchegiani, che dovrebbe darci risposte su cosa intende fare della nostra manifestazione principale, quella che dovrebbe essere da traino per l'economia locale. Invece preferisce stare zitto, far scena muta e mandare avanti qualcun altro. Quindi da questo punto di vista chiederemo sì un intervento del Presidente, chiederemo le scuse ufficiali della carnevalesca, perché non è accettabile un atteggiamento di questo tipo. Storia, ma ha fatto lo stesso risultato perché...